chi ha un po' paura, chi si avvicina con serenità, insomma, questi cuccioli del cuore stamani hanno animato in un certo qual modo, insomma, anche la fiera antiquaria, questa 3 giorni importante per la manifestazione. Speriamo che ci siano, insomma, risposte. Sì, speriamo ci siano risposte, che il tempo regga, perché la fiera molto dipende anche dal tempo. Per ora non piove, quindi auguriamoci che sia una bella giornata, anche per premiare le iniziative che sono state fatte da tante persone come queste che vogliono ripartire. I pupazzi del cuore sono vicino a Natale, un po' la cosa che ci tocca a tutti, no? Star pensando alle persone che magari in questo momento sono in difficoltà e pensando anche agli operatori che hanno scommesso non solo sulla fiera ma anche su se stessi. 3 giorni a questa temperatura fa fatica, quindi proviamo a dargli una mano in tutti i sensi. La città si anima, vado dal prosindaco Stefano Gasperini, una città che sicuramente è stata un pochino colta, un po' con le ossa rotte, no, da questo Natale, però mi sembra che la voglia davvero di festeggiarlo nel migliore dei modi e di risollevarsi, insomma, anche dalla crisi ci sia tanta. La manifestazione di stamattina ne è una dimostrazione. Sì, la manifestazione di stamani ne è una dimostrazione, ma più in generale credo che questo Natale, con tutte le iniziative legate che sono partite da ieri, rappresenti anche una volontà di ripartire. Quindi sì, forse insomma viviamo anche noi una situazione di crisi profonda, però c'è voglia da parte della società aretina di ripartire, c'è una comunità forte che ha voglia di guardare avanti e le iniziative connesse al Natale sono anche indice di questo, le tante iniziative di quest'anno forse anche più degli anni passati, quindi insomma un segnale anche di fiducia rispetto al futuro. Allora, innanzitutto diciamo che tipo di iniziativa è, sappiamo che è ovviamente un'iniziativa solidale, qual è lo scopo di questa iniziativa? Lo scopo è aiutare 3 realtà importanti del territorio in cui opera Conad del Tirreno, cioè 3 importanti ospedali pediatrici, nel nostro caso ovviamente il Meyer di Firenze, e quindi abbiamo questi pupazzi, questi che vediamo a grandezza naturale riproducono quelli che abbiamo nei negozi, e per ogni pupazzo che viene acquistato dai clienti una somma viene devoluta al Meyer, e devo dire che è un'iniziativa che ha avuto ovviamente un grande successo. Ecco, con questa di stamattina si dà un contributo, come diceva il vostro, insomma, direttore, a quelli che sono gli ospedali del territorio, in principal modo il Meyer. Poi questi cuccioli saranno, loro sono ovviamente a grandezza naturale, ma quelli più piccoli saranno venduti all'interno dei supermercati, quindi si potrà contribuire a questa iniziativa. Sì, allora il contributo viene dato con una spesa l'acquisto di uno di questi cuccioli, con l'acquisto 50 centesimi vanno al Meyer. E quindi il Meyer è, diciamo così, l'ospedale che riceve il contributo, che chiaramente è l'ospedale diciamo di riferimento in Toscana per quanto riguarda proprio la pediatria. Certo. Complimenti. Grazie.